Buongiorno a tutti, direttamente dal Parco Indro Montanelli qua a Milano. Oggi vi voglio parlare di una canzone che rimane impressa nella mia vita. È una canzone che dedico a tutte quelle persone che, arrivate a una certa età, devono comunque intraprendere un certo tipo di scelta. Più o meno sto parlando dei trentenni, però poi non c'è tanto un limite d'età o un'età precisa per fare delle scelte. Ecco, questa canzone qui è La linea d'ombra di Jovanotti. Oh, che bellino, ciao. Attenzione, non mi caga assolutamente il cane. Tanti cani, tutti bianchi. Buongiorno. Quanti cani ci sono? Comunque, tratta dall'album L'albero del 1997, che tra l'altro è uno dei miei album preferiti di Jovanotti e penso anche di tutti gli album che conosco. La mia passione sconfinata per Lorenzo, eh. Comunque, è la traccia numero 3. Il titolo è un omaggio a uno dei libri di Conrad che non conosco assolutamente. Può essere un incentivo per andare a leggerselo. Questa canzone dice: io a un certo punto mi sono trovato, dopo anni e anni, a navigare su una nave che, dove io non ero il comandante, dovevo solo stare in mare, gli altri sapevano la direzione, io dovevo fare solo quello che c'era da fare, che mi dicevano di fare, e quindi non avevo grosse responsabilità, dovevo stare lì in mare. Durante la notte pensavo a mia madre, pensavo al mare, non avevo molti pensieri, andavo avanti. Invece dice: a un certo punto mi hanno affidato un compito di responsabilità, cioè una nave da portare avanti. Ecco, questo qua è proprio quando uno dice: prendo in mano la mia vita e decido la direzione. Io consiglio di andare ad ascoltarsi anche la versione durante il live fatto a Taormina con l'orchestra di Paolo Buonvino. Ha presentato alcuni suoi pezzi in versione orchestrale, dove lui cantava e dietro c'era tutta questa grande orchestra di Paolo Buonvino. Si vede proprio, si sottolinea proprio che questa canzone, più che una canzone basta, è un racconto, è una confidenza che si fa, è uno stato d'animo, una situazione in cui solitamente tutte le persone ci si ritrovano. A un certo punto devi capire cosa fare, no? Viaggiare, studiare, lavorare, sposarti, fare un figlio, rimanere single, tutto quello che può, tutte le scelte che ci sono nel mondo, no? Alla fine questa è la canzone. Beh, giusto per questo, volevo giusto dire questo. La linea d'ombra, Jovanotti, buon ascolto. La linea d'ombra, la nebbia che io vedo a me davanti, per la prima volta nella vita mia mi trovo a saper quello che lascio e non saper immaginare quello che trovo. Mi offrono un incarico di responsabilità, portare questa nave verso una rotta che nessuno sa. È la mia età a mezz'aria, in questa condizione di stabilità precaria, ipnotizzato dalle pale di un ventilatore sul soffitto, mi giro e mi rigiro sul mio letto. Mi muovo col passo pesante in questa stanza umida di un porto che non ricordo il nome. Il fondo del caffè confonde il dove e il come. Attenzione, intanto gente dietro di lui che sorseggia del tè caldo, non si capisce come mai. Allora, vi faccio anche vedere dove sono, così almeno vi fate un'idea delle bellezze di Milano. Questo è il Parco Indro Montanelli e io avevo la telecamera appoggiata, questo è il mio zaino. Salutiamo Enrico Butti, anzi vi metto una foto ora di Enrico Butti. Eccolo, vi metto anche qualche dato di Enrico Butti. Un saluto dal fantastico mondo di Milano. E quando passerà il monsone dirò: levate l'ancora, dritta, avanti tutta, questa è la rotta, questa è la direzione, questa è la decisione.